Ciao a tutti da Vittorio. Il giorno dopo l'addio ufficiale di Iglitalia alla Lazio, vorrei fare con voi una riflessione sul direttore sportivo biancoceleste. Perché molti ho visto da ieri pomeriggio hanno fatto ovviamente il classico articolo sugli acquisti azzeccati e acquisti sbagliati di Iglitalia, i migliori colpi e i peggiori colpi. Il problema di Iglitalia non è quello, non è gli acquisti fatti e acquisti sbagliati, perché in realtà, come vi spiegherò in questo video, alcuni dei migliori acquisti di Iglitalia in realtà sono stati acquisti sbagliati e viceversa. Perché poi dobbiamo dire una cosa: ogni direttore sportivo, anche il più bravo, fallisce. Faccio un esempio. Marotta è considerato da molti il numero uno in Italia. Beh, Marotta di colpi ne ha sbagliati tanti. Pensate a Romelu Lukaku quest'anno, pagato 11 milioni lo stipendio, il giocatore ha reso meno di quanto si aspettasse e non è l'unico giocatore preso da Marotta all'Inter che non è andato bene. Per cui può succedere, a volte fa le cose giuste e il giocatore per un motivo o per l'altro non rende quanto sperato. Per cui la disamina sul direttore sportivo, secondo me, va fatta in modo differente. Il lavoro del direttore sportivo è quello di lavorare in tandem con l'allenatore. L'allenatore ha un'idea di gioco, ti dice: mi serve questo tipo di giocatore, quest'altro tipo di giocatore, e il direttore sportivo cerca una soluzione e gli va a prendere quel giocatore. Con Iglitalia alla Lazio questa cosa non è mai andata in porto. Non è andata con Sarri, non è andata con Inzaghi, non è andata con Reina. Perché? Perché sostanzialmente il vero problema, il vero difetto di Iglitalia è che lui faceva di testa sua. E vi faccio un paio di esempi. Luis Alberto, ad esempio, è uno dei calciatori che molti considerano un successo di Iglitalia, no? Abbiamo visto tanti articoli fra i flop e i top e Luis Alberto è messo fra i top acquisti di Iglitalia. Ecco, in realtà Luis Alberto sarebbe un flop. Perché? Perché se vi ricordate, l'anno in cui la Lazio prese Luis Alberto dal Liverpool, Inzaghi giocava col 4-3. Luis Alberto è un trequartista, nel 4-3 non ci azzecca niente. Se il tuo allenatore gioca col 4-3, tu non gli vai a prendere il trequartista, gli vai a prendere un esterno. Ecco. Tant'è che il primo anno di Luis Alberto alla Lazio fu un mezzo disastro, no? Giocò pochissimo e il suo rendimento fu molto mediocre. La Lazio giocava con il trio Keita, Immobile, Felipe Anderson, ve lo ricorderete. A un certo punto a gennaio sia Keita che Felipe Anderson furono indisponibili e per questo motivo Luis Alberto giocò esterno sinistro nel 4-3 di Inzaghi. Le prestazioni furono mediocre perché Luis Alberto non aveva il passo per giocare esterno d'attacco. E nonostante i piedi raffinati, Luis Alberto fece molto male. Fece molto male non per colpa sua, ma perché non era un giocatore da 4-3. Non a caso, l'anno dopo in cui Inzaghi passò al 3-5-2, Luis Alberto giocò seconda punta e il rendimento fu migliore, fu decisamente superiore. No, ve lo ricorderete tutti. Quindi non può essere dato merito a Iglitalia per il successo di Luis Alberto, ma semmai a Simone Inzaghi che ha adattato la propria squadra a Luis Alberto. Questa è una cosa importante che invece quando facciamo il top e flop non esce fuori. Luis Alberto sarebbe stato un flop di Iglitalia se Inzaghi avesse continuato col 4-3. Ma Luis Alberto è solo uno dei tanti esempi. Inzaghi gioca col 3-5-2, Iglitalia ha preso tantissimi esterni offensivi. Penso a Gioni, penso a De Cagne, giocatori che nel 3-5-2 non hanno un ruolo, che nel 3-5-2 di Inzaghi si devono adattare a un ruolo non suo. Discorso simile per Dormisi. Dormisi è un terzino, nel 3-5-2 non c'è il ruolo di terzino. Perché va a prendere Dormisi? Dubito, anzi sono sicuro che Inzaghi non ti ha chiesto di prendergli un esterno alto quando giocava al 3-5-2. Per questo acquisti come Gioni, acquisti come Adekanye, acquisti come Dormisi sono giocatori che Inzaghi non ti ha chiesto, ma tardi li ha presi perché lui sapeva di più, lui conosceva tutto e ha presentato ad Inzaghi questi giocatori senza che l'allenatore te lo chiedesse. Ed è questo il problema di Iglitalia, ovvero fare il mercato da solo. Lui decideva chi doveva prendere la Lazio senza parlarne con l'allenatore. Vedat Muriqi è un altro esempio. Molti mettono Muriqi come un flop. Stiamo vedendo col Mallorca che Muriqi è tutt'altro che un flop. Quest'anno ha chiuso con 15 gol, gioca nel Mallorca, non nel Real Madrid. Un risultato molto positivo. Ma Muriqi nel gioco della Lazio non c'entrava niente, perché sia Inzaghi
Sia Sarri giocano palla a terra, Murici è un giocatore che ha bisogno dei palloni alti. Per assurdo, Murici sarebbe stato perfetto per la Roma e inadatto per la Lazio. Ma non si può dire che Murici è scarso come mi hanno scritto in tanti. Murici è un attaccante forte, ma forte col gioco aereo. Nel gioco rasoterra della Lazio è inutile. Per questo, perché una squadra come la Lazio compra Murici? Non ha senso. Io sono sicuro che Inzaghi non ha mai chiesto a Tare: mi prendi un giocatore forte di testa come centravanti? Perché non era quello il gioco della Lazio. Ed è questo il problema. E se Inzaghi è stato zitto e ha sopportato, Maurizio Sarri non ha fatto così. Maurizio Sarri, dopo il primo mercato estivo con Tare, è andato a lamentarsi con Claudio Lotito, e questo ha portato alla rottura, perché Sarri vuole i suoi giocatori. Per giocare al calcio di Sarri deve avere giocatori adatti al calcio di Sarri. Se tu gli prendi Murici, Marco Santonio, eccetera, il risultato sarà un disastro. E anche quest'anno abbiamo visto giocatori presi senza una logica. Marco Santonio, Sarri lo ha detto, è un giocatore che nel mio calcio non può giocare perché è troppo leggerino, con un centrocampo con già Milinkovic-Savic e Luis Alberto Marco Santonio non può giocare. Basic non sta giocando, un altro giocatore non chiesto da Sarri, preso direttamente da Tare. Anche Cancellieri è un oggetto misterioso. Perché abbiamo preso Cancellieri quando ci serviva un vice immobile? Anche lì Cancellieri non è stato un giocatore voluto da Sarri, ma Tare lo ha preso per fare un favore al direttore sportivo del Verona. E questo è il vero problema di Iglitalia. Andiamo a vedere la lista di giocatori presi da Tare senza il consenso dell'allenatore. Pensiamo a Vavro, pensiamo a Dormisi, ce ne sono tantissimi ragazzi, ed è questo il problema di Iglitalia alla Lazio, che ha preso una serie di calciatori senza chiedere all'allenatore. In una squadra normale l'allenatore va dal direttore sportivo e gli dice: ho bisogno di un terzino sinistro, ho bisogno di un esterno alto con queste caratteristiche, ho bisogno di un centravanti che giochi sulla linea al fuorigioco, o un centravanti che for sia forte di testa. Direttore sportivo recepisce questo messaggio, cerca e dice: guarda, ho trovato questi tre giocatori che giocano terzino sinistro e che hanno le caratteristiche che vuoi. Chi proviamo a prendere? E invece Tare andava da Inzaghi e diceva: ti ho preso Vavro, ti ho preso Murici. Oh, Murici è fortissimo, te l'ho preso e adesso lo fai giocare. No, non è questo quello che deve fare un bravo direttore sportivo. Ed è per questo che Tare alla Lazio ha fatto male, non perché non ci capisce di calcio, perché poi alcuni di questi, come Luis Alberto o come Marusic, erano giocatori di qualità. Il problema è che tu devi fare quello che ti chiede l'allenatore. Se l'allenatore ti chiede un centrocampista centrale, tu non gli prendi un terzino destro. Se l'allenatore ti chiede un difensore centrale, tu non gli prendi un centravanti. E invece Tare faceva di testa sua. La Lazio con Inzaghi, che giocava il 3-5-2, ha comprato ogni estate almeno uno o due esterni d'attacco. Raul Moro, Adekanye, Gioni, sono tanti gli esterni d'attacco presi dalla Lazio, Kishna, in una squadra che gioca al 3-5-2, che non ha bisogno di esterni d'attacco. Voi pensate che Inzaghi andasse da Tare e digli: mi serve un esterno d'attacco perché quest'anno cambio gioco 4-3? No, era semplicemente gridare che, non so per quale motivo, gli ha preso questi giocatori. Probabilmente lo faceva anche in buona fede, gridare, attenzione. Probabilmente era convinto che Johnny potesse adattarsi al 3-5-2, era convinto che Kishna potesse adattarsi al gioco di Inzaghi, era convinto che Adekanye poteva diventare una seconda punta. I risultati però hanno detto di no, ed è questo il vero problema di Iglitalia. Direttore sportivo bravo è quello che raccoglie le informazioni dell'allenatore e va a prendere il giocatore adatto che si esalta nel gioco del tuo allenatore. Con Iglitalia non è praticamente mai successo, perché, tornando a Luis Alberto, anche i giocatori che sono definiti top da Iglitalia sono giocatori che in realtà l'allenatore li ha dovuti riadattare. Ed è questa la riflessione che va fatta, ed è per questo che Tare che lascia la Lazio è una buona notizia per i colori biancocelesti, anche se la Lazio non ha un direttore sportivo al momento. Mi viene da dire che quasi non serve la Lazio, è meglio che Sarri vada da Lotito e dica: ho bisogno di questi giocatori, e Lotito si affida ad alcuni collaboratori che vanno a imbastire questa trattativa per questi calciatori. Un direttore sportivo alla Tare non serve, ed è per questo che Tare alla Lazio non ha fallito, perché qualcosa di buono ha fatto, ma era tempo che le strade si dividessero per il bene della Lazio.
Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivimi, metti qua sotto, noi ci rivediamo dopo un altro video. Ciao!